Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe. Ciao. Siamo all'Olmo. All'Olmo. Salutiamo Luca, che è il nostro telespettatore. Buonasera, la signora, la Claudia. Claudia. Salve. Buonasera. Allora Luca, parliamo del nuovo marciapiede, nuovo, cioè, da qualche mese c'è questo nuovo marciapiede che era stato richiesto dai cittadini? Sì, da un gruppo di cittadini tramite una petizione, più o meno c'era sopra una sessantina di persone nel 2009, quindi non mi ricordo di preciso il numero. Okay. E avevate chiesto questo marciapiede? Praticamente di farlo da lì, su questa zona fino lì all'entrata per andare verso Sant'Anastasio, che c'è il cimitero, per agevolare sia le donne che vogliono andare al cimitero e eventualmente anche i ragazzi da parte di qua che possono andare alla dottrina, lascia anche in campo di calcio. Cioè voi l'avete richiesto dalla parte opposta e invece l'hanno fatto di qua. Dopo esattamente dal 2009 al 2016 è stato fatto di qua. Contattando l'assessore che c'era, il Dringoli, sì? Io chiesi, mi disse che sì, avevano sbagliato, ma che ha messo l'errore. Sì, controllò la petizione e mi disse sì, si è sbagliato a questo punto. Però quelli che operano e tolgono la parte sbagliata. Sì. Hai capito? Hanno messo l'errore e dovevano fare la non lo so. Non lo so, non ti convinci. Non so il Dringoli se effettivamente ha detto questo. Polazzi. La signora Claudia però. Effettivamente devo dire che è vero dalla parte di là, come diceva lui, però è anche vero che anche dalla parte di qua si ottiene un po' lo stesso risultato, perché si arriva attraverso il centro commerciale sempre lassù in cima. Quindi di fatto è stata fatta questa rampa anche per i disabili con le scale, e poi dalla parte di qua verso Sant'Anastasio, per quanto riguarda la parte destra dove c'è la maggior parte delle case, non devono attraversare la strada, la devono attraversare poi per andare al cimitero, come diceva lui. Ma o l'attraversano laggiù, lo attraversano anch'io, deve sempre comunque attraversare la strada. Quindi secondo te non c'è problema? Ma secondo me... Sentiamo la signora Claudia, che invece è d'accordo con il signor Marconi, perché comunque sia, dobbiamo dire grazie comunque che hanno realizzato quest'opera, che comunque ha fatto sì che questo paese avesse un qualcosa in aggiunta oltre al transito delle macchine, e quindi poi alla fine ha collegato un villaggio, che comunque ci sono anche persone anziane eccetera, con un centro commerciale, quindi con tutti quelli che sono i servizi, e magari ha scontentato sì la signora che va dalla messa al cimitero, però magari è un 1% rispetto a quello che può essere la viabilità. Secondo me ci può andare lo stesso, perché bene o male qui assolutissimamente, perché poi il percorso più lontano dalla strada, quindi meno pericoli. Secondo me non è una cosa buona in questi momenti. Non solo, e tra l'altro come la richiesta che aveva detto ce lo vogliamo anche di là, io sinceramente mi sono sentita di dire che in questo momento che c'è gente che non ha un tetto sopra la testa, andare a chiedere un altro marciapiede quando ne abbiamo uno grandissimo mi sembra veramente di fare uno sproposito a quelle che sono veramente la realtà che stiamo vivendo ora, perché comunque siamo italiani, siamo in questo paese, quindi un minimo di occhio anche alle persone che ci stanno vicino, insomma. Semmai mancherebbero altre cose, tipo magari spazio. Magari mancherebbe uno spazio per i bambini o cose, ma come ripeto, in un momento così si può fare anche a meno di tante altre cose rispetto ad altre persone che gli manca veramente veramente tanto, quindi... Luca, voi avete chiesto al comune di fare il marciapiede anche dall'altra parte? L'altra volta? Sì, l'ho chiesto se poteva fare, però mi disse in questo momento non ci sono i soldi, quindi non è possibile farlo. Quindi probabilmente rimarrà così? Sì, ma probabilmente sì, a meno che non lo voglio mettere in previsione fra, che ne so, 5-10 anni, visto? A volte ritornassero i soldi, volessero completare la fine. È stata anche più facile la realizzazione, visto la conformazione. Devono prendere un pezzo. Lo spazio. Secondo me è stata anche una questione proprio dal punto di vista proprio di eseguibilità dei lavori, insomma, perché è stato molto molto più semplice, assolutamente. Poi devo dire che io ho un'attività, quindi sono stati anche bravi, cioè nel senso hanno lavorato in momenti in cui il traffico era meno intenso, hanno cercato comunque di chiudere la strada il meno possibile, di intralciare il traffico il meno possibile, perché è una strada così che comunque la mattina è molto frequentata, obiettivamente sono stati veramente gentili, insomma. Bene. Come si vive all'Olmo? Abbastanza bene. Sì, ora a parte gli ultimi furti. Questi ultimi furti. Che c'è stato in questi giorni, comunque per il resto bene, sì, una cittadina tranquilla. Un posto, quindi. Bene. Manca qualcosa per i bambini quindi, che non c'è manco un paio. Ce n'è uno in cemento qua sotto casa mia, ma non c'è quasi niente. Così è, però abbiamo fatto richiesta anni fa, io anche alla circoscrizione, ma ora non ha più
Purtroppo non ci sono, esatto, non ci sono più e niente, l'unica cosa da fare sarebbe al limite una raccolta per poter poi donare, fare la donazione al comune di che non so, uno scivolo o una cosa del genere, però insomma alla fine poi non sono cose di primaria necessità, però magari per i bambini che comunque asfalto e nient'altro, insomma, quindi quello sì. Quello grazie sì. Signora grazie Claudia, grazie Luca, grazie. Ci vediamo domani. Ciao. A Dio piacendo.